Le opposizioni insorgono, è il titolo di un quotidiano di ieri. Ecco, insorgete un po' meno, verrebbe da consigliare. Adesso per dire, chiedono le dimissioni del ministro della scuola Valditara perché c'è un clima da marcia su Roma, comprensibile. Tuttavia sono passati circa 4 mesi dalla formazione del governo di destra e tra una denuncia di fascismo e l'altra, tra reazioni di sdegno ed epiteti divari, quelli della sinistra hanno già chiesto a varia intensità le dimissioni di Pichetto Fratin, Del Mastro, Donzelli, La Russa, Lollobrigida, Roccella e ora appunto anche di Valditara. Se ne fosse poi dimesso almeno uno di questi, già sarebbe qualcosa. Invece niente, nemmeno uno, nada, zero, sono tutti ancora lì. Fosse scattata una reazione popolare poi, silenzio assoluto. Anzi, vincono pure le elezioni regionali. Il problema non è da poco. Considerato infatti che i ministri fascisti sono 24, calcolata una media fin qui di richieste di dimissioni pari a circa 2 ministri fascisti al mese, è chiaro che di questo passo entro la fine del 2023 le opposizioni avranno chiesto la testa di ogni membro del governo fascista. Per fortuna, certo, ci sono anche i 39 sottosegretari, quelli abbondano sempre. C'è poi anche la Presidente del Consiglio, grazie a Dio, una in più di cui chiedere le dimissioni. E c'è infine pure il Presidente della Camera, quello del Senato purtroppo è già stato obliterato. Quindi forse, in effetti, tirando un po' a risparmiare, stringendo la cinghia, insomma, centellinando, l'opposizione potrebbe anche arrivare alla metà del 2024 tra un'evocazione di Gramsci e un richiamo al delitto Matteotti, prima di aver esaudito ogni singolo uomo del centrodestra, all'incirca installato al governo, nel sottogoverno e nelle istituzioni della Repubblica. Si intende bene? È chiaro che gente capace di discutere per 5 mesi in un congresso nazionale a proposito della figura indubbiamente centralissima di Matteo Renzi, oltre a essere indispensabile ai fisici per far capire con un esempio il concetto del vuoto, è anche capace di tirare avanti chiedendo dimissioni random per 2 anni e forse più. Le qualità almeno nel PD le hanno, ma poi che si fa poi una volta terminati i fascisti? Potrebbero anche ricominciare da capo, è vero, come nel gioco dell'oca, ripartiamo dalla Russa, sarebbe un'idea. Eppure persino i presentatori di detersivi e deodoranti sanno che la continua ripetizione di un'immagine genera noia, disgusto e infine una vera intolleranza fisica. Oddio, arieccoli! Potrebbe ben presto diventare il generale grugnito con cui vengono accolti questi dimissionatori indefessi. E ancora non si sono accorti di una cosa, ovvero che Mogol è stato nominato consigliere per la cultura popolare. Segnaliamo il seguente passaggio della Collina dei Ciliegi, la canzone scritta da Mogol per Battisti. E noi ancor più su, planando sopra boschi di braccia tese. Braccia tese. Non solo. Mogol ha pure detto che Meloni gli sembra una persona per bene. Come è dunque evidente, anche Mogol va aggiunto al computo dei 24 ministri, più 39 sottosegretari, più 2 presidenti della Camera, più 1 presidente del Consiglio, di cui chiedere le dimissioni. Così forse in mancanza di altre idee questi infaticabili deterrenti del pensiero, insomma le opposizioni, potrebbero persino riuscire a sfangarla fino all'estate del 2024, dimissionando. Solo che la legislatura finisce nel 2027 e questo modo di procedere alla fine compone una specie di apologo sulla stupidità. Sicché non ci sorprenderebbe se a qualcuno venisse voglia di camminare a 4 zampe dopo aver letto questo articolo. L'opposizione chiede le dimissioni di Piantedosi. L'opposizione chiede ogni giorno le dimissioni di un ministro diverso, quindi lei capisce che non fa più molta notizia. Grazie mille a tutti. Grazie. A posto, grazie, buon lavoro. Grazie.